get it almost every night. When that moon is big and bright, it's a supernatural delight. Everybody's dancing in the moonlight. Everybody here is out of sight. They don't bark and they don't bite. They keep their clues to keep it tight. Buongiorno cari amici, buon inizio settimana a tutti. Io purtroppo ho un po' di raffreddore, lo dico subito, quindi se mi scappa da tossire, lacrimare o devo scappare via, sapete perché. Allora, speriamo di farcela. Io vi presento subito il mio ospite di oggi, lui è Don Domenico Soliman. Benvenuto Don Domenico. Grazie. Con Don Domenico continuiamo a parlare di questo festival bellissimo, molto importante, che si tiene a Vicenza, il Festival Biblico, vero Don Domenico? Certo, giunto certo. Alla sua settima edizione. Si è aperto ufficialmente il 20 di maggio, quindi siamo proprio nel vivo, vero, della manifestazione. Anzi, giovedì 26, Vicenza città, quindi proprio il centro storico, sarà proprio all'apice dell'evento. Intanto si stanno tenendo incontri, workshop, dibattiti in provincia, vero Don Domenico? Certo, certo. Sì, sì. Quest'anno abbiamo suddiviso un po' tutto il programma, i 130 eventi, tantissimi. Per dire, sono tanti, appunto in due momenti. Tutto ciò che non anticipa, ma fa parte comunque del festival in periferia, nelle cittadine della nostra diocesi, della provincia di Vicenza, e appunto si sta svolgendo. E poi abbiamo concentrato gli eventi di Vicenza in quattro giorni, i soliti quattro giorni. Ed è questa formula che sembra anche interessante anche per questa settima edizione. Quindi una formula collaudata, appunto, sì. Settima edizione. Questo risulta essere a livello europeo, ovvero il festival per definizione dedicato alla Bibbia, o no? Sì, sì. Penso che dalle testimonianze che abbiamo, anche Monsignor Avasi, che ritornerà quest'anno, che è stato un po' il padrino del nostro festival, cioè fin dall'inizio subito ha creduto e ci ha aiutato a costruirlo, e anche dal suo punto di vista, da quello che lui sa, conosce, penso che insomma sia una voce autorevole, direi non ci sono molti festival o comunque occasioni così declinate attorno alla Bibbia a livello europeo, sicuramente. Certo, anche così lungo proprio come tempo. No? Perché dal 20 al 29 sono 10 giorni, proprio tutti dedicati alle Sacre Scritture. Ma in particolare il tema di quest'anno, Don Domenico, è quello di generazione in generazione, vero? Quindi per sottolineare l'importanza del dialogo intergenerazionale, no? Tra giovani e meno giovani, insomma in generale tra figli e genitori. Qual è la sua percezione proprio della risposta immediata della gente? Piace questo tema? Sì, questo tema piace innanzitutto perché è attuale non solo oggi, è attuale un po' sempre. È intramontabile. E in effetti oggi comunque vediamo certe difficoltà o comunque la necessità di non dimenticarci di questo tema, non solo rivolto alla scuola, rivolta quindi all'istruzione, alla problematica che anche attuali, anche in questo senso che questo tema tratta, ma oggi ancor di più c'è bisogno di capire come una generazione affida ad un'altra un'eredità. Ed è importante questo, è importante, quindi ecco perché è diventato tutto sommato il tema di questa settima edizione. Ecco, ma lei cosa pensa? Lei intanto dove esercita, diciamo, a Vicenza, in una parrocchia di Vicenza? Io vivo a Vicenza, vivo certo. In una comunità, sono un paolino, quindi una delle due realtà che... Glielo chiedo perché non so nulla, mi informo. Volentieri, appunto come realtà paolina di Vicenza, siamo inseriti sicuramente nel territorio, nell'ambito, nella realtà vicentina e della provincia, e in particolare lavoro con i giovani. Cioè, ecco, allora questo mi interessava capire, dopo torniamo proprio certo. Anche agli appuntamenti del Festival Biblico, però ero curiosa di capire appunto il suo punto di vista. Secondo lei, Don Domenico, questo dialogo tra genitori e figli al giorno d'oggi
è un po' più difficile per colpa di questi tempi sempre meno a disposizione proprio per i figli, certo. No? La gente deve sempre stare dietro al lavoro, c'è la crisi economica, i padri e le madri spesso non riescono a comunicare perché non hanno neanche la qualità del tempo, o internet, come si dice, anche ha creato un po' di distanza, magari i ragazzi si rifugiano nella rete. Qual è la percezione che lei coglie proprio dal contatto diretto con i giovani? Ma è vero, come accennavi tu, questi problemi, queste fatiche, anche questi interrogativi da parte dei genitori, ma anche da parte dei giovani stessi ci sono, ed è vero, non è facile, è proprio vero, essere genitori. E non è facile, non è così automatico, affidare un'eredità, qualcosa che magari i genitori stessi hanno costruito, hanno vissuto lungo il corso della loro esperienza, affidarla appunto a qualcun altro. Ma penso poi innanzitutto che c'è bisogno di aiutarsi. Aiutarsi vuol dire aiutare i genitori, aiutare insieme l'uno o l'altro ad avere quegli attrezzi, tra virgolette, proprio per vivere una dimensione che non è così facile, così scontata. E un secondo aspetto, rivolto più ai giovani, una solidarietà, cioè comunque sì, solidarietà vuol dire un'attenzione, un amore, comunque continuare ad essere vicino anche quando le risposte non sono così immediate, anche quando non è così automatico, come dire, affidare un'eredità. I motivi sono tanti, le motivazioni… Sì, ne abbiamo magari citate alcune sì, adesso, appunto, poi ognuno… Appunto questo. Però di fatto saranno loro, i giovani, i nostri giovani, a portare avanti una tradizione, un'eredità, una fede, e per quanto poco, o comunque questa è la realtà, e non è secondario. Certo, il messaggio, vedo qui appunto che avete voluto sottolineare anche del significato di generazione in generazione, che è il tema di quest'anno, vedo qui tema ispirato dalle parole del profeta Gioele, no? Che è quello un po' di cui stavamo parlando adesso. Ha detto Gioele: raccontatelo ai vostri figli e i vostri figli ai loro figli e i loro figli alla generazione seguente. Quindi questo dà proprio il senso del trasferire, no? Questo patrimonio culturale e spirituale importantissimo, che è quello legato alle sacre scritture. Quindi la Bibbia rimane un punto di riferimento importante anche proprio per educare i nostri ragazzi? Sì, cioè la Bibbia rimane comunque una pagina aperta sulla nostra vita che non possiamo dimenticare, sia come credenti, e questo è un dato di fatto, insomma, cioè, diciamo cose ovvie, ma anche nel nostro rapporto con chi non crede, con le altre religioni. Sì, ecco, diciamo, questo è un festival dedicato a tutti, sì, credenti sì, e non certo, credenti, certo, giovani e meno giovani, certo. Quindi non è solo squisitamente rivolto a chi ha il dono della fede. Sì, sì. Non è di qualcuno, anche perché il festival vuole intercettare anche coloro che si sentono o sono un po' in periferia, che non si pongono certe domande, ma comunque rimangono incuriositi. Ecco, allora il festival, parlando appunto di generazione, parlando di educazione, parlando di qualcosa da affidare a chi viene dopo, e cerca comunque, a partire proprio dalla parola di Dio, di mostrare i tanti volti che si sono spesi per educare, per affidare un cammino di fede, un'esperienza religiosa, perché poi tutto sommato è Dio che si muove per primo. È interessante la Bibbia come testo che ci parla innanzitutto di ciò che sta a cuore a Dio, ancor prima di ciò che sta a cuore all'umanità, al popolo di Israele, ai dodici, quindi, come dire, a generazioni che si susseguono e non in 10 anni, in 1000 anni, in 2000 anni di storia. Tempi davvero memorabili, biblici come si dice. Ecco, intanto stiamo vedendo delle immagini, credo delle scorse edizioni, forse certo. Quella dell'anno scorso. Ecco, però ho fatto un'intervista anche a Don Dario Vivian, no? Ne farò un'altra anche domani, quindi vediamo di approfondire anche noi, di dare il nostro contributo alla comunicazione di questo festival biblico. E anche Don Dario sottolineava l'importanza di trasmettere un significato della Bibbia
molto contemporaneo comunque, cioè un testo non scevro da quelle che sono le problematiche, i sentimenti, le paure, le debolezze della gente, no? Certo. Questo è un significato attuale delle Sacre Scritture. Nella Bibbia si trovano dimensioni appunto umane, non semplicemente metafisiche, magari che certo. lo fanno percepire come un testo comunque a volte lontano. Questo è certo. importante, vero, sì, Don Domenico? Sì, sì, penso che la logica della scrittura è la logica dell'incarnazione, come si dice, cioè di come Dio in qualche modo, uso un'espressione un po' semplicistica, ma per rendere l'idea, si sporca le mani. Mm-hmm. Ma non come dire, un dato secondario, comunque così non importante, ma come parte logica di una scelta che Dio fa. E allora la scrittura, le tante pagine della scrittura ci parlano dei tanti modi con cui il Signore Dio si compromette fino appunto a donarci il Cristo. Allora la pagina del Vangelo, della scrittura, sì, ci parla di 2000 anni fa, ci parla di tempi avvenuti e quindi si parla del passato. Ma è vero che quando si apre una pagina del Vangelo o della Scrittura, noi siamo capaci di leggere e di rileggere la nostra attualità, e questo è interessante. E infatti vedo qui, sempre tra le note, il testo di cui mi avvalgo, che nella Bibbia l'educazione non si limita a un travaso di nozioni, quindi non è un semplice passaggio, diciamo, nozionistico, ma vuol dire raccontare e raccontarsi. Quindi questo festival è un momento di dialogo, di confronto con anche grandi protagonisti, certo, vero Don Domenico? Certo. Ci sono nomi importanti, vogliamo ricordarne qualcuno? Diremo i nomi più importanti e significativi per noi sono innanzitutto la presenza, dopo 2 anni di assenza, di Gianfranco Ravasi. Che è un po' appunto il padrino battezzato, vero, prima, il festival biblico. Poi un secondo testimone, perché poi in effetti è proprio così, Lech Walesa, fondatore di Solidarność, di una Polonia degli anni Ottanta, di tutta un'esperienza, di tutta una realtà che non è immediatamente quella nostra, però ha fatto storia, però ancora oggi lui si spende per i diritti, per comunque un dialogo con i giovani, ha creato anche una fondazione e si spende un po' su questo. E poi Finardi insieme a Bassanese. Il grande cantautore, certo, Eugenio Finardi, che chiuderà, vero, il 29, diciamo. Si esibirà. Diremo, Finardi sarà il sabato 28, ma diremo diventa anche per noi un confronto interessante, perché innanzitutto ha aderito subito alla nostra proposta, al nostro invito, ma subito ha detto anche, come dire, di tutta la sua ricerca nell'ambito della fede. Spirituale, sì, perché lui non nasce, diciamo, come credente, è una sua ricerca, certo, spirituale, e questo fa cogliere anche la sua grande apertura, certo, in questo senso. No? Ed è bello questo avvicinarsi con sensibilità e con esperienze diverse al medesimo testo, chiamiamolo così, no? Perché? Perché risuona in maniera diversa la scrittura, e allora la tua testimonianza diventa arricchente per me. Assolutamente. Ci vediamo, Don Domenico, un servizio proprio di Telechiara, sì, dedicato al Festival Biblico, poi torniamo a dare magari altre indicazioni su appuntamenti importanti con altri ospiti. Via col servizio e poi torniamo con Don Domenico Soliman. Bibbia, spiritualità, teologia, ma anche arte, musica e spettacolo. In poche parole, Festival Biblico. Dal 20 al 29 maggio, Vicenza e provincia ospitano la 7ª edizione dell'unico evento europeo dedicato alle Sacre Scritture, declinato, questa la particolarità, in tutti i suoi aspetti, spirituali, estetici ed intellettuali. 130 appuntamenti in 10 giorni e 12 mostre per un tema che quest'anno suona così, di generazione in generazione. Il tema del Festival Biblico di quest'anno ci porterà a riscoprire il grande messaggio della Bibbia, messaggio antico ma vivo e attuale per tutti noi, a partire da un interrogativo a proposito della capacità che noi abbiamo come generazioni adulte di comunicare ai più giovani quel patrimonio di sapienza per la vita. È la sfida educativa, importante per il futuro delle nostre generazioni, per la vita della società. I percorsi generazionali proposti dal Festival sono 4, uno religioso, uno dedicato alle famiglie e ai giovani, uno al mondo del lavoro e infine uno all'arte e alla bellezza. Non mancheranno nomi di richiamo come gli scrittori Antonio Arslan e Tarjan Belloun, ma anche storiche figure come Lech Walesa e Khalil Samil. Ad aprire le ultime 3 giornate del Festival, quelle più importanti proprio a Vicenza, sarà la Lectio Magistralis di Monsignor Ravasi, mentre a concludere la kermesse sarà il concerto gratuito di Eugenio Finardi. Insomma, un festival per tutti.
Eccoci qua, stavo cioccolando ancora con Domenico Soliman. Allora, Don Domenico, abbiamo visto il servizio della nostra Giulia Salmaso. Gli appuntamenti sono tanti. Allora, stavo guardando qui perché ho appunto tutto il calendario, ma sono davvero tantissimi. Intanto stasera, lunedì appunto 23, vedo alle ore 21 alla Sala Martinovic, centro giovanile in Piazzale Cadorna a Bassano, perché intanto gli eventi sono concentrati in provincia di Vicenza, vedo che c'è la proiezione di Lettere al Vento, presentazione di Vittorio Andolfatto, filosofo, e a seguire il dibattito con il regista Edmond Budina. Sì, diremo anche questa formula, questo invito, questo coinvolgere, perché no, il regista, ma accompagnato da altri interpreti. Questo ci aiuta un po' in tutto sommato, sempre nella logica della testimonianza, ad approfondire nei diversi linguaggi un po' la scrittura. Cito anche proprio quello che ieri a Vicenza abbiamo vissuto, un altro film, Io sono con te, un film su Maria, di Guido Chiesa, che in qualche modo, con la presenza del regista e quindi il racconto di come è nato questo film, acquista un sapore tutto particolare, perché non solo noi vediamo delle immagini, ma vediamo il retroscena, cioè tutto ciò che in qualche modo ha costruito e costruisce un film. Beh, questo è interessantissimo, sì, anche proprio dal punto di vista culturale, diciamo, del confronto, no? Anche con i presenti. E l'affluenza com'è? C'è gente positiva, sì, giovani, siamo, meno giovani? Sì. Beh, siamo innanzitutto contenti di come la gente sta rispondendo, partecipando, e quindi si vede che sempre più entriamo un po' nel vivo della nostra proposta, dell'esperienza del festival. È vero che per quanto riguarda i giovani, da una parte è difficile, cioè nel senso che non automaticamente partecipano, ma con le diverse proposte, anche coinvolgendoli negli ambiti associativi, comunque si danno da fare, scoprono anche la bellezza di una parola che non è solamente un libro da lasciare in biblioteca, ma qualcosa da... Di vivo, sì, di pulsante, di vivo. Vero, sì, Don Domenico? Sì. Ecco, vedo sempre qui, per dare gli appuntamenti in tempo reale, lunedì 23, quindi stasera sempre alle 20:30, perché ci sono appuntamenti paralleli, a Valdagno, al Palazzo Festari, in Corso Italia, c'è l'incontro Onora il padre e la madre, giusto, con Giuseppe Laras, professore emerito di storia del pensiero ebraico all'Università di Milano, già rabbino capo della comunità ebraica di Milano, modera Francesco Gasparini, docente di grandi religioni al seminario vescovile, direttore del Museo Diocesano di Vicenza. Ecco, questo è un altro momento importante, che ha anche un significato appunto biblico, Onora il padre e la madre. No? Certo, proprio perché anche questa finestra aperta nel confronto anche con la religione ebraica diventa significativo, un po' come diceva Giovanni Paolo II, sono i nostri fratelli maggiori, no? Ma tutta la tradizione cristiana si innesta, si capisce. E poi è giusto guardarsi intorno, no? Guardare fa parte anche del altri. Dialogo, no? Il Bravo, festival vuole essere... Sarebbe tutto autoreferenziale, non va bene così. Certo. Ecco, poi mi stava ricordando, Don Domenico, perché il tempo, anzi mi stavi, ci stavamo dando del tuve. Sì. Allora, mi stavi ricordando che sabato c'è un appuntamento importante per le famiglie. Sì, vero? Sì, tutto il sabato, tutta la giornata, bene o male, del sabato, è dedicata ai piccoli e alle famiglie. Quindi in tutte le zone della provincia? No. A Vicenza, la città di Vicenza. Soprattutto in un luogo di Vicenza, il Parco Querini. È un grande parco che si presta si presta appunto ad accogliere come dire iniziative diverse, dove i primi referenti sono appunto i bambini e le famiglie. Ma ricordo solo due cose di questa proposta per famiglie, per bambini. Innanzitutto i piccoli vengono coinvolti a disegnare delle stoffe. Ecco, quello sicuramente li intratterrà e si divertono. Sì, quindi anche qui coinvolgendo associazioni, ma anche singole famiglie, chiaramente. E questi disegni, appunto, fatti su stoffa, saranno poi cuciti insieme, e una molgolfiera poi li alzerà in cielo. Ma che meraviglia, quindi c'è proprio anche il momento ludico, diciamo, anche di grande emozione, Ma chi è che guida la mongolfiera? Tu? No, non mi hanno detto che devo fare queste cose, ma è meglio così. Non ti devi prestare anche a questo per tramandare. Però vado a vedere volentieri. Sì, ecco, immagino che sei uno dei referenti, vero, della comunicazione, dei promotori, quindi devi girare un po' da una parte all'altra, vero? Ecco, ricordo che
centri, diciamo, della provincia dove ci sono concentrate le maggiori iniziative sono Bassano del Grappa, Schio, sì. Piazzola sul Brenta, anche se poi è provincia di Padova in sì, realtà però rimane diocesi di Montecchio Maggiore, Valdagno, Due Ville, Nove e Lonigo. Vero, certo, questo a livello sì. di provincia, dove sono dal 20 fino al 26 attivi tutta una serie certo. di incontri, iniziative, l'abbiamo detto, mentre ricordo che da giovedì 26 il tutto si concentrerà soprattutto in provincia Vicenza. Vero? Certo. Ecco, sì, che sì, sì. tra l'altro è una città splendida, quindi un'occasione anche per i non vicentini di andare a vedere sì. questo festival per unire spiritualità e cultura. Voglio ricordare, Don Domenico, mi sta andando via la voce, che il festival è promosso dalla Società San Paolo e dalla Diocesi di Vicenza, certo. vero? In collaborazione con una fitta rete di istituzioni pubbliche, culturali ed economiche che offrono appunto il Festival Biblico alla città, a importanti centri della provincia e numerosi visitatori che ogni anno ci raggiungono per la manifestazione. L'anno scorso, ma credo ogni edizione, si parla di migliaia di persone, no? Sì. Sì, sì, l'anno scorso 30.000 persone sono venute a Vicenza. Quindi una cittadella proprio sì, del sì, festival. Sì. sì, considerando che poi sono pochi giorni, è una presenza anche notevole, insomma, per il nostro ambito. E, sì, ed è una cosa interessante come il festival da una parte vuole essere coinvolgente e in qualche modo la risposta c'è. E c'è perché c'è una fitta rete anche di persone che danno una mano e quindi costruiscono bene o male un po' non solo il programma ma anche il modo di condurre le varie iniziative, associazioni, privati che sposando un po' l'idea, credendo nell'idea, in effetti anche loro fanno parte di quel gruppo non di piccolo, promotori di proprio promotori, e certo, comunicatori, certo, vero? Certo. Ognuno si presta, dà una mano, insomma il senso del fare rete certo. oggi che serve un po' su tutto. Sì, vero? Sì, proprio perché appunto la Bibbia, la scrittura è di tutti e tutti in qualche modo possono rendersi protagonisti nel modo non solo di farla conoscere ma anche di declinarla, di parlarne, di viverla, di testimoniarla. Insomma. Certo, ognuno può portare anche certo. la sua percezione soggettiva, no, di quello che è il suo modo mm-hmm. così molto spirituale ed intimo di vivere la Bibbia e le Sacre Scritture. Ma secondo lei qual è, Don Domenico, secondo te, non riesco perché ho troppo rispetto io dei ruoli, non riesco a non darti del tutto, Don Domenico, sì, sì. qual è il senso intramontabile appunto e anche per questo attuale della Bibbia e delle Sacre Scritture? Ma forse l'esperienza che stiamo condividendo anche noi, che appunto portiamo avanti questo festival, anche questa esperienza, perché poi non è solamente un qualcosa per gli altri, ma che viviamo, è come la scrittura avvicina veramente e testimonia quanto Dio è più vicino di quanto noi pensiamo. Ed è questa la cosa straordinaria. Che un Dio si possa appunto avvicinare, che si possa incarnare. E allora soffermarsi, discutere, vedere, dirsi tutto questo, in effetti è ciò che fa assaporare anche la nostra vita, come una vita veramente ricca non solo di significato, certo. ma anche ricca di speranza. E oggi abbiamo bisogno di speranza, di sapere che, ok, di fronte a tante cose non abbiamo molte risposte e ci sono molti più limiti o vediamo molti più limiti di fronte a strade già aperte. Appunto i temi, le problematiche sono tante di oggi, ma c'è una speranza e questa speranza appunto è legata anche alla capacità di alzare gli occhi e di vedere che ciò che abita lassù nei cieli non è così lontano, ma è qua giù, è in mezzo quindi a noi. Quindi c'è il senso di non essere soli, certo. vero? In un momento in cui davvero di speranza e di appoggio ne abbiamo quanto mai bisogno. Allora, Don Domenico, grazie davvero per grazie la tua testimonianza, per averci accompagnato e indicato appuntamenti importanti di questo bellissimo Festival Biblico, la sua 7ª edizione, ricordo, apertosi il 20 e in corso fino al 29 maggio 2011, conferenze, spettacoli, animazione, esposizioni, meditazioni, davvero sono tantissimi gli appuntamenti a Vicenza e provincia. Domani ospiterò un altro Don Roberto, bene, grazie, che adesso mi sfugge il nome, quindi continueremo ad approfondire il tema di generazione in generazione di questo Festival Biblico e io ti ringrazio, Don Domenico. Grazie, in bocca al lupo, complimenti per l'impegno e ci terremo aggiornati allora sempre sul fronte del Festival Biblico. Amici, salutiamo e ringraziamo Don Domenico Soliman, io vi lascio al solito stacchetto pubblicitario, vi aspetto tra pochissimo con altri due ospiti e altri caffè.
Eccoci amici, sempre in diretta nel vostro salottino di chiacchiere e caffè, spero che non mi vengano colpi di tosse. Vi presento i nostri gentili ospiti, una la conoscete già perché è stata appunto precedentemente in trasmissione qui, è Francesca Benciolini, responsabile progetto World Social Agenda della Fondazione Fontana Onlus. Bentornata Francesca. E poi sono contentissima di avere qui con noi lo scrittore Giulio Mozzi, appunto uno degli scrittori padovani più famosi, però oggi Giulio non parliamo di te come scrittore, ma di te come partecipante molto attivo a questo bel progetto, appunto World Social Agenda, nella realizzazione del video L'attesa fragile, vero Francesca? Allora partiamo con te, che mi ripresenti un po' il progetto World Social Agenda e mi introduci di nuovo questo video molto bello, L'attesa fragile, realizzato appunto dal regista Marco Zuini insieme a Giulio Mozzi. Poi passiamo a parlare con il nostro Giulio Mozzi. Francesca. Allora, il progetto World Social Agenda, che abbiamo anche già presentato una volta in questa trasmissione, è un progetto che coinvolge ogni anno numerose scuole di Padova e della provincia di Padova in una riflessione su uno degli 8 obiettivi di sviluppo del millennio dati dall'ONU nell'anno 2000. Quest'anno stiamo ripercorrendo questi obiettivi a ritroso, quindi dall'ottavo stiamo risalendo verso il primo, e quest'anno è toccato una riflessione sul quinto obiettivo di sviluppo del millennio, che riguarda la salute materna, il fatto di migliorare la salute materna, e parte dal dato che ci dà l'ONU, e cioè che 500.000 donne ogni anno muoiono ancora per problemi legati alla gravidanza o al parto, al momento del parto. Quindi un numero elevatissimo ancora nel terzo millennio. Sì, tanto più se si pensa che la maggior parte di queste morti sarebbero facilmente evitabili con anche dei semplici gesti come quello di lavarsi le mani, per dire, cioè l'introduzione dell'igiene è stato uno dei motivi per cui si è superato questo problema della mortalità materna, ecco, nel mondo. Quindi dove basta un po' anche di educazione salutistica di base. Educazione, diciamo, formazione, poi formazione del personale sanitario, eccetera. Quindi da tutte queste considerazioni e pensando a tutti questi dati che ci vengono dati appunto dall'ONU, siamo arrivati a questo progetto World Social Agenda di quest'anno, che ha portato queste tematiche all'interno del mondo della scuola, sia primaria che secondaria, di primo e secondo grado, e che ha avuto come esito, proprio a partire dal progetto, diciamo, che si è sviluppato all'interno delle scuole secondarie di secondo grado, a partire da lì si è arrivati alla realizzazione del video L'attesa fragile, realizzato da Marco Zuini e da Giulio. Video, chiedo a Giulio Mozzi, che è stato presentato giovedì scorso, vero, al teatro MPX, che è l'antico cinema Pio X di Padova, perché se lo ricorda meglio, via Bonporti. C'è stata la presentazione del video e poi si è tenuto lo spettacolo teatrale Nati in casa con Giuliana Musso. Uno spettacolo divertente, ma anche insomma molto importante dal punto di vista, no, della comunicazione dei contenuti. Allora, Giulio Mozzi, come nasce la tua partecipazione a questo progetto in sinergia con Marco Zuin? Ma noi ci siamo resi conto di una cosa piuttosto banale, e cioè che tutti quanti noi lavoravamo con delle persone che tutte quante sono nate e che quindi potevano raccogliere una storia di nascita anche all'interno della propria famiglia o delle persone intorno, nelle loro prossimità. E abbiamo pensato che un punto di partenza per qualunque lavoro di ragionamento sulla maternità o sul nascere o simili, un punto di partenza necessario era quello che ciascuno riflettesse sulla propria nascita, se la facesse raccontare. Perché qui almeno si capisce di che cosa si parla, non in maniera astratta, ma anche in maniera concreta, certo, e autoriferita. Dopodiché, una volta che tu sleghi 300 ragazze delle scuole superiori e li mandi a fare un'intervista alla mamma o alla zia o a qualcuno ha pescato la nonna, la sorella più vecchia che ha appena fatto un bimbo, e ti fai raccontare una storia di nascita, ti ritrovi con 300 storie in mano. E quindi, 100 sono vero le storie raccontate nel video? 300 le hanno raccolte i ragazzi facendo delle interviste che poi hanno scritto e che poi sono finite a noi. Abbiamo chiesto però a queste donne che venivano intervistate dai loro figli, nipoti, cugini o quello che fosse, di darci la disponibilità anche ad un'intervista in audio e video, perché appunto pensavamo
che una volta che si mette insieme un patrimonio di storie, probabilmente dentro queste storie si trova praticamente tutto, tutte le tipologie, tutte le possibilità, tutte le varianti possibili. Emotive ed esistenziali. Emotive, esistenziali, ma anche tecnologiche, anche storiche, anche come tipologie di problemi che possono esserci per la salute della donna nel corso della gravidanza, del parto, delle immediate successioni. Quindi, siamo partiti con questa idea di far fare una grande raccolta di storie e vedere se poi da questa se ne poteva ricavare una più piccola, ma in audio video, e poi da questa estrarre, cavare fuori episodi, piccole storie, micro racconti che messe tutte insieme adesso un'idea complessiva della faccenda com'è oggi in Italia. Cioè com'è questo proprio la situazione dell'attesa, di questa attesa fragile della maternità in Italia. Qui in Italia, quantomeno dalle nostre parti, che significa anche poi coinvolgere, come abbiamo fatto anche in altri modi, coinvolgendo persone che non sono italiane, che hanno partorito non qui, ma che comunque adesso sono qui, sono tra noi e con noi in tutto e per tutto, quindi anche con qualche piccolo viaggio in giro per il pianeta all'interno di queste storie. Bello, quindi inserendo anche queste storie di donne magari straniere. Sì, perché diciamo che la cosa, essendo partiti noi dal progetto all'interno delle scuole e dalle interviste che diceva Giulio, queste 350 interviste che i ragazzi hanno fatto alle loro mamme, zie, nonne, eccetera, chiaramente ci sono state anche delle mamme straniere che hanno partecipato al progetto. E poi per cercare di ampliare il più possibile anche un po' così lo spettro delle persone che sono intervenute in queste interviste, abbiamo avuto un collegamento con un'associazione che si chiama Associazione Sfaira, che si occupa proprio di dopo scuola per i ragazzini e di progetti con le loro mamme. Uh-huh. E proprio attraverso questa associazione siamo riusciti a intervistare anche tutta una serie di mamme provenienti da altri paesi, anche con bambini piccoli, quindi di recente entrata in Italia, anche a volte con delle difficoltà magari linguistiche, però con delle storie estremamente interessanti, sia di gravidanze vissute sia nel loro paese d'origine, sia qua, quindi anche capaci di fare dei confronti sul diverso modo di vivere, cioè, la maternità, di essere anche assistite all'estero piuttosto, esatto, che in Italia. Ma cosa è emerso allora da queste interviste, proprio dalle testimonianze di queste mamme italiane e non? Ma una quantità di cose, diciamo che adesso vado per campioni del certo, tutto, ma è impressionante sentirsi dire da una signora che viene dal Bangladesh che dice: ma nel mio paese c'è ospedale, c'è pubblico, c'è privato, privato come qui, pubblico paura, punto. Ecco. E subito dopo la signora statunitense, che però vive in Italia da parecchi anni, che dice: beh, comunque ricordiamoci che fare un bimbo negli Stati Uniti ti costa qui $4,000 per cominciare. Sì, è vero, sappiamo il sistema sanitario. E quindi, allora, negli Stati Uniti, come funziona. Queste sono cose che ti fanno anche riflettere, per esempio, sulla bellezza di avere un sistema sanitario pubblico, che per quanto sia criticabile come ogni cosa umana, è un patrimonio per la nazione italiana grandissimo. Quindi insomma il nostro sistema sanitario non esce così male. Cosa dite rispetto? Il pure semplice fatto che ci sia l'idea che ha senso avere un sistema sanitario per tutti, al quale tutti contribuiscono in ragione della capacità contributiva e non della necessità, che è una roba diversa, cioè, si vede, si capisce che è un grande elemento di civiltà. Poi non so, un'altra cosa che è venuta fuori molto è stata una cosa che c'è in questo video, 15 minuti che adesso sto girando, è invece per esempio un buco di questo sistema sanitario, un vuoto, che non è un vuoto strettamente sanitario, ma un vuoto diciamo umano. E che è questo: quando una signora è incinta e ha più che una certa età, gli dicono: signora, vuole fare la amniocentesi? E le spiegano che con la amniocentesi si può sapere in anticipo se il bimbo presenta delle problematiche importanti. Certo. Spiegano anche che la amniocentesi in sé è un esame che produce qualche rischio, cioè non è una passeggiata, diciamo. Allora queste signore dicono di no, chiuso, oppure dicono di sì, fanno prelievo, bisogna aspettare 3 settimane per avere l'esame istologico. Che non passano mai quelle 3 settimane. In quelle settimane stanno malissimo.
Sì, sì, è vero. E tutte ci hanno detto, sono state le 3 settimane peggiori della mia esistenza. Perché? Perché vieni costretta a metterti davanti l'ipotesi di una scelta, di una decisione o altro, anziché, come dire, metterti in attesa di quello che la natura può concedere. È uno shock. Non l'ho mai provato perché non ho ancora. È una cosa impressionante. Tutti i racconti in cui si è passati per qui sono tutti i racconti in cui ci hanno detto. Cioè, da questo punto di vista, peggio. Le donne manifestano una grande paura alle loro ansie, no? La fragilità dell'attesa è data anche da questo tipo di problematiche legate. Certo. Al sistema anche sanitario, no? Sì, ma più che strettamente al sistema sanitario, mm-hmm. che ci siamo detti sicuramente anche nei racconti che sono emersi, è un sistema sanitario di cui possiamo veramente essere contenti. Mm-hmm. È più proprio, come diceva Giulio, un po' l'idea dell'aspetto umano all'interno del sistema sanitario, della capacità di rendersi conto di che cosa un esame comporta, soprattutto in quella situazione, che è una situazione in cui c'è una delle altre cose che è emersa, che è in quella situazione una donna è più proiettata sulla salute del figlio, del bimbo che ha in grembo, certo, non sulla propria, quindi non si sta parlando neanche della fragilità nei propri confronti, perché tutte ci hanno dato proprio la sensazione di una grande forza, di una grande capacità di mettersi in secondo piano quasi rispetto, no? Mettere in secondo piano la propria salute rispetto a quella del bambino. Però all'interno di questa situazione di sanità buona e di grande anche propensione a pensare al figlio piuttosto che a se stesso, questo momento non l'abbiamo ritrovato correntemente, non accompagnato in modo sufficiente da dare quella serenità, e quindi sicuramente ha reso in molte interviste il momento della amniocentesi, per esempio, uno dei momenti sicuramente di grande fragilità emotiva prima di tutto. Poi per dire come queste signore pensino poco loro stesse, c'è stato in un'intervista, una signora ci racconta una storia piuttosto, come dire, piuttosto dolorosa, lei che si accorge di avere un bimbo morto in grembo, che poi viene fatta partorire, eccetera, solo che questa cosa è stata scoperta con un certo ritardo, cioè lei partorito dopo che il bimbo l'hanno fatta partorire, dopo che il bimbo era morto forse da una settimana. Terribile. E io a un certo punto, facendo queste interviste, le dico, ma signora, ma questa situazione è molto pericolosa anche per lei. Questa mi guarda, proprio fa la faccia sorpresa e dice, sai che non ci avevo mai pensato? Sì, allora, questo pensava solo al bambino. Questa è è la cosa per cui ci è stato addirittura difficile spingere questa signora a parlare di sé. Sì, si era come straniata completamente. Perché tutta si è proiettata attraverso il bimbo. E tutto sommato, questo fa sì che, mentre la madre, in quanto portatrice di un figlio, è oggetto di enormi attenzioni, anche mercantili, perché vive a Dio, viene a comprare di tutto. Assolutamente, la pubblicità non perde. Invece, la madre, in quanto donna, in quanto tale, viene dopo. Per cui il partner che tiene il montaggio, c'è la mia amica che partorisce domani, gli hanno detto che se papà è domani alle 13:10 partorisce. Sì, punto, come fosse, è morta là. Sì. Vabbè, così tocca. Me lo metto in agenda e arrivo, appunto, e partoriscono. Appunto, quindi sì. una grande proprio meccanizzazione, non dico neanche medicalizzazione, ma meccanizzazione per quello che concerne la donna, lei e il suo corpo. E questo investimento invece pazzesco sul bimbo che deve nascere e che deve diventare un consumatore accanito dal primo istante della sua vita. È molto strano tutto questo. Per me, che sono maschio e senza figli, è stato abbastanza impressionante. Hai percepito, Giulio, in particolare questo tipo di situazione, come ci fosse una commercializzazione quasi anche di questo momento dell'attesa. Ma questa la vedo, non l'ho vista nelle interviste, la vedi in generale nella società. Passando davanti ai negozi in centro e accorgendomi che cosa fanno le mie amiche e conoscenti che aspettano un bimbo, che cominciano a riempire una stanza della casa. Sì, è verissimo. E nel contempo mi rendo conto, adesso che ho passato 100 interviste, mi rendo conto di più, che non pensano a loro stesse. Non ci pensano. Dico, ma tu, la salute tua com'è? Ma sai, sono un po' così, però il bambino è immediatamente slitta.
questo. E in un certo senso forse anche il modo in cui il sistema genitario gestisce la donna in attesa porta a questo. Cioè una messa in secondo piano. Una messa in secondo piano della donna, di per sé e del suo corpo. Il grande evento della gravidanza, per esempio, è a un certo punto l'ecografia, vedere il pesciolino, sì. No, che è una cosa travolgente. Eppure una quantità eccessiva di ecografie presenta anche dei rischi, ma questo non viene in mente. E qui si affronta anche il tema dell'eccessiva medicalizzazione, appunto. Giusto, anche nello spettacolo Nati in casa. Sì, direi che proprio anche sulla scena, insomma, di quello che diceva adesso Giulio, è stato molto interessante porre il video a fianco di questo spettacolo, perché nello spettacolo Nati in casa Giuliana Musso proprio ci pone soprattutto rispetto ai tempi e alle modalità di gestire la mamma che sta per partorire, ci pone un grosso interrogativo, cioè il confronto che fa lei all'interno dello spettacolo e che ben si è sposato credo con il video che abbiamo presentato dell'attesa fragile, è stato quello di dire ci sono dei tempi che sono dei tempi che la natura predispone, che sono tempi in cui ci sono momenti più affannosi e momenti di maggiore rilassamento, che sono tempi anche di un contesto sociale, perché all'interno del suo spettacolo questo racconto della famiglia al femminile che è raccolta intorno a questa donna che sta per partorire, che fanno parte, lei ci suggerisce, in modo intrinseco del parto e che prima ancora fanno parte in modo intrinseco della gravidanza e che ruotano intorno alla donna, ai suoi ritmi, ai suoi tempi, che in cui ognuno ha una storia diversa. Il confronto forte che Giuliana Musso fa all'interno del suo spettacolo invece è quello di un parto che è assolutamente tutto standardizzato e che, togliendo l'aspetto invece più naturale e più soggettivo della gravidanza, rende appunto, mette assolutamente secondo piano la donna, cioè la persona che in quel momento è la protagonista di tutto questo evento, rispetto al tema gravidanza, cioè ti faccio nascere un bambino, insomma. Sì, infatti sto guardando qui che Nati in casa, appunto spettacolo di Giuliana Musso e Massimo Somaglino, racconta la storia di quattro donne che hanno svolto il difficile mestiere della levatrice, no? O meglio, lei fa un'unica storia, però il percorso che lei propone di questa storia è intarsiato di tanti piccoli episodi che lei ha raccolto andando a intervistare quattro levatrici del territorio, o le levatrici direttamente o le persone che hanno vissuto con loro, di un territorio che va dal Trentino al Friuli, al Padovano, alla Bassa Padovana, e dai loro racconti lei con Massimo Somaglino hanno elaborato questo percorso, diciamo, questa storia. Sì, una descrizione, leggo qui, del cinismo dell'attuale politica sanitaria italiana in materia di parto, no? La sua è una sorta di omaggio in qualche modo alle nascite in casa, a questi parti, sì, in casa, anche come provocazione al sistema sanitario. Ecco, come provocazione e anche con molto equilibrio, nel senso che lei anche l'altra sera lo ribadiva, era anche cosciente che avevamo in sala anche tanti ragazzi di quelli che avevano partecipato al progetto, per cui secondo me è stata anche molto brava a ribadire, cioè non è che siamo contro il cesareo, nel senso che il cesareo donne effettivamente, ecco, in giro per il mondo sappiamo, ma al di là del fatto che lo vogliano, è necessario in certe situazioni, in insomma, magari in certe parti del pianeta ci potesse essere l'accesso al cesareo al momento giusto. Il problema che lei pone è di quando diventa il modo e il solo modo o il modo prevalente per partorire, insomma. No, ma infatti riflettevo anche su quello che diceva prima Giulio, no? Queste donne che dall'intervista che ha fatto Mozzi si mettono in secondo piano. Sentendo anche mie amiche che appunto hanno partorito di recente, quindi storie di gravidanza assolutamente contemporanee, molte mi dicevano che invece avevano delle sensazioni in cui la donna aveva paura, non voleva soffrire, chiedeva, a volte abusava, certo, del cesareo, e quindi c'è anche questa realtà. Cioè molte magari... ci sono state le signore che nelle interviste ci hanno detto ho fatto un figlio nel 92, non ho mai patito un dolore così grande, non credevo che quasi nel 2000 una donna dovesse soffrire così come una bestia. E nel contempo c'è quella che dice che sì, male fa male, però viva Dio, funziona così. Sì, sì, è vero, ci sono queste due rovesci della medaglia. E d'altra parte c'è quella che dice sì,
È stato un dolore, ma mi è sembrato un dolore fattibile. E lì dipende dalla fortuna che uno ha di partorire o dalla dalle diverse sensibilità. Certo. Secondo me, guardi, c'è stata una cosa, da lì qua spanne non sono del tutto convinto che sia vera, ma io queste donne le abbiamo incrociate noi quasi solo per l'intervista, ma ci sono dei segnali abbastanza precisi nel linguaggio, nell'abbigliamento, che ti fanno collocare queste donne, come dire, sulla scala sociale. Mm-hmm. Tanto più si sale, tanto più il dolore è un problema. Ah, sì. Quando più si scende, tanto più il dolore è una roba che è tocca, è una cosa naturale. È una cosa che capita. Mm-hmm. Cioè, si sono viste molto bene in queste interviste per tante cose, le differenze di ceto, le differenze di ceto, le differenze di soldi fondamentalmente. Tra l'altro, visto che si parlava dell'efficienza del sistema sanitario, una cosa che non è uscita a entrare in questo video piccolo che abbiamo presentato per adesso, ma che entrerà nella versione lunga che costruiremo quest'estate, sì, è anche il fatto che lì dove il sistema sanitario toppa, fa uno sbaglio, se sei capace di informarti da sola, di cercare da sola, di muoverti, di prenderti un mese di ferie senza perdere il lavoro, eccetera, allora ne esci da sola, perché trovi la clinica nel posto tale, tra l'altro, che ti permette di... Se invece non hai queste risorse, cioè sei in uno stato sociale più basso, non hai queste risorse, basta, hai veramente solo il sistema sanitario, e se il sistema sanitario ha un momento di inefficienza, che è una roba umana e capita, e non... Sei più a rischio. Sì, molto. Sei più in difesa. Cioè, contano... tutt'oggi i soldi, dico, ed è in un certo senso scandaloso che nell'Italia del 2011 ancora dal punto di vista della salute continuano i soldi. Sì, è vero. I soldi e la cultura anche, direi. I soldi e la cultura, nel senso che la cultura delle mamme, delle mamme, del contesto familiare, del contesto sociale, sì. Peraltro è un dato che viene fuori anche da tutti i documenti dell'ONU, anche quelli più recenti, cioè l'istruzione, la formazione, la capacità di attingere poi, di cercare, quindi di avere una solida preparazione, è l'elemento che fa veramente la differenza in qualsiasi parte del pianeta. Chi ha più soldi e più cultura, diciamo così, riesce a organizzarsi in un modo tale da soffrire meno. No, non è tanto il soffrire meno, è tanto il fatto di... diminuire il rischio di morte. Esatto. Sì, addirittura si parla del rischio di morte. Sì, sì, sì. Quindi, come si dice, oltre il danno la beffa. Cioè, chi ha meno soldi e magari meno preparazione, meno informazioni, no, per accedere... poi ha un modo più tranquillo di partorire, rischia molto di più, o addirittura, diciamo, la che morte. Ci sono state delle sperimentazioni, giusto per portare anche un dato che ci porta a una visione un po' più globale, ci sono stati dei progetti portati avanti in alcune comunità del Sud America, in cui il fatto di aver introdotto un buon livello culturale delle mamme, degli uomini che accompagnano le mamme, perché spesso c'è anche questo come elemento, il fatto di far sì che di poter contare su dei compagni e sul personale sanitario minimamente formato, ha ridotto improvvisamente del 75%, nel giro di 2 anni, 75% la mortalità materna di queste piccole comunità. Quindi questo proprio rimane il dato, quindi l'aspetto economico per il fatto di potersi arrangiare, contare su un lavoro che ti permette di muoverti, su eccetera. Un assistenza sanitaria ottimale. Esatto, ma anche poi la possibilità di conoscere, di sapere conoscere come funzioni tu, come funziona questo momento della gravidanza, sapere come ti devi comportare, come ti devi muovere. Ecco, quindi dati importanti che rendono anche conto dell'importanza di questi progetti, no? Per migliorare appunto il quinto obiettivo del millennio, migliorare la salute materna. Quindi un video veramente utile da questo punto di vista, che farà il giro, vero, anche delle scuole. Sì, attualmente è visibile già presso l'atrio dell'Istituto Ruzza in via Michele San Micheli a Padova. È allestita la mostra con le opere che hanno fatto i ragazzi del liceo artistico Modigliani e dell'Istituto Valle, quindi ci sono 100 opere che vengono man mano alternate intorno a questo totem su cui gira il video L'attesa fragile. Ecco, che Mozzi ha anticipato poco fa, diventerà un lungometraggio. Diventerà poi anche un lungometraggio, comunque adesso nel giro di pochissimo, cercando L'attesa fragile, potete vederlo anche in YouTube e in altri canali consimili, questa versione
da 15 minuti. Bene, anche noi abbiamo realizzato dei servizi, non erano pronti oggi, li manderemo in onda all'interno del TG, insomma abbiamo seguito anche noi questa importante iniziativa perché ci crediamo, no? Se non comunichiamo noi queste cose, insomma è importantissimo. Allora, attendo informazioni, ricordiamo, intanto si può vedere il video all'Istituto Ruzza, Ruzza da domani alla Feltrinelli per 3 settimane. Bene, e, c'è un sito internet. E poi c'è il sito internet di www.worldsocialagenda.org e c'è una pagina Facebook, World Social Agenda, l'attesa fragile, e su cui verranno man mano aggiornate le date e i periodi in cui la mostra sarà visibile e dove. Bene, ricordo che anche lo spettacolo teatrale Nati in Casa credo sia itinerante, giusto? Quindi... lì bisogna andare a vedere sul, ma lo spettacolo sul sito Nati di... Nati in Casa. Ho visto che sono già stati 250, se Rebbe, non sbaglio. Sì, è uno degli spettacoli di maggior successo, è il cosiddetto teatro di narrazione, cioè quello in cui c'è una persona che racconta una o più storie. Giuliana lo porta in giro da 5 anni, credo, almeno. No, da 2001. Immagino ci sarà un proseguo ancora. Ha molto girato, molto moltissimo, lo fa tuttora, lo fa in continuazione perché è continuamente richiesto. Lei ha un sito che si chiama col suo nome, giulianamusso.it.com/info, certo, come sia, per vedere Nati in Casa. E ha tutte le date delle... Va bene, allora. 22 novembre a Trento. Per puro caso lo so, ma... Vedi, Giulio Mozzi è aggiornatissimo ovviamente anche su questo. Io vi ringrazio davvero, grazie. Vi terrò aggiornati anch'io sulla messa in onda appunto dei nostri servizi dedicati, grazie, all'attesa fragile, progetto importantissimo promosso dalla Fondazione Fontana Onlus con appunto la partecipazione di Giulio Mozzi per la regia del video L'attesa fragile di Marco Zuin, ricordiamo anche lui. Amici, ringraziamo e salutiamo Francesca Benciolini, responsabile progetto World Social Agenda della Fondazione Fontana Onlus, e Giulio Mozzi, scrittore. Grazie davvero di essere stati con noi. Amici, vi saluto, vi aspetto domani, sempre fra le 13 e le 14, nel vostro salottino di chiacchiere e caffè, mi stavo venendo la tosse, con altri ospiti e altri caffè da bere in compagnia. Ciao a tutti, grazie, a domani. We get it almost every night when there are